Ecco, è domenica mattina, siamo a Cadelbosco sopra e stiamo portando le ultime cose che la signora Valentina aveva ammucchiate da qualche parte perché si va nella casa nuova. C'è Christian Bagni che è una persona che è favolosa, che si è data da fare un sacco. E poi ci sono delle altre persone che sono venute ad aiutare, a dare una mano, chiaramente me compreso e mia moglie. Adesso vedete tutta la roba che aveva, che anche gli è stata regalata dalle persone. Stiamo caricando nel furgone per andare dall'altra parte. Oggi sarà una giornata di pittura di tutto praticamente. Ecco. Tutto qui da Castelnuovo e si abbandona per così dire la casa vecchia, cioè quello che è rimasto della casa vecchia. Ecco. C'è addirittura il sindaco di Cadelbosco sopra che è venuto a dare una mano e questo le fa onore veramente perché nonostante comunque la difficoltà di trovare una sistemazione anche prima, comunque si vede che a differenza di tanti altri il sindaco è qua di prima mattina in prima persona e dà una mano, quindi questo fa onore veramente a tutti. Ecco. Sette e mezzo. Alle 7:30, bene, quindi insomma tanta roba, è veramente tanto di cappello il sindaco. Angelo, c'è qualcosa lì? Sì. C'è da carteggiarlo, sì. Sì, Michele. Va via. Eccoci qua, siamo tornati a Cadelbosco di sopra dopo la vicenda di Valentina dell'altra settimana, che insomma era la situazione, era quella che era, Gravissima. gravissima. Dopo le segnalazioni che poi comunque si sono messe anche i giornali, si sono messi un po' tutto e hanno fatto bene perché comunque Sì. hanno spinto un po'. Sì. Valentina, come sei messa adesso? Adesso posso dire di aver tutto. Ho la casa, che è la cosa a cui tenevo tantissimo. E ho proposte di lavoro sia per me che mio figlio e basta, sono felice, sono contentissima e non vedo l'ora di entrare e cominciare a vivere in una casa come si deve. Ecco, ma co come vedete oggi noi siamo venuti anche a dare una mano perché insomma siamo pieni di pittura, abbiamo fatto pulizia un po' dappertutto, abbiamo pulito, buttato via dall'altra Tanta casa roba, dove eri, sì. siamo venuti qua, abbiamo iniziato a fare della pulizia, abbiamo pitturato delle stanze, non è ancora Sì. finita, ci sarà ancora un po' da fare, però piano piano si mette a Certo, posto, giusto? sì, adesso tutto fa, cioè pian pianino ci si mette tutto a posto. Per correttezza devo dire una cosa. Dimmi. Allora, la giunta comunale, nei 2 anni passati, insomma, sì, magari per problemi, per non problemi, non lo so, non è. Stamattina, erano 3-4 persone, compreso il sindaco di Cadelbosco, che sono venute qua a sporcarsi le mani e a dare una mano. E Sì. questo va detto, gli va dato atto, anche se Sì. comunque uno poteva fare molto meglio, magari molto prima. Ma comunque è lo stesso, cioè non è una critica, anzi, è un bravo a tutti perché comunque si sono dati da fare tutti. Io mi aspettavo di non trovare il sindaco, invece l'ho trovato alle 6 del mattino, mi hanno detto che era venuta qua. Sì, era Con già i qua. guanti a Sì, lavorare, sì. quindi che dire, tanto di cappello per una volta, insomma, il sindaco Tellini ha fatto il suo, è Sì, quello che deve fare, è giusto. Giusto. esatto. Te adesso c'hai una casa, siete tranquilli? Sono tranquilla Ecco, sì. e devo ringraziare tutti, dal primo all'ultimo, anche solo le persone che hanno telefonato. E non, niente, sono felice, sono tanto tanto felice, Guarda. devo ringraziare tanto Nicola Beh, insomma, adesso. perché è partito tutto da te Bene. e E
Era giusto che si facesse così, eh? Sì, anzi, sì, quello sì. Avessimo saputo prima, forse avremmo fatto prima, però comunque sì, non è mai tardi, come si dice. Esatto. L'importante è che le cose si siano esatto, messe a posto. Pian pianino sta mettendo. E c'è venuta anche della gente a dare una mano, ecco, certo, la signora, se possiamo chiederle un... Lei come, di dov'è? Come è qua? E... Noi siamo degli amici, amici stretti, e da tanti anni che li conosciamo, e per fortuna che si è mosso qualcosa, perché è tanto che noi dicevamo, dai, dobbiamo fare qualcosa, dobbiamo... Noi nel nostro piccolo abbiamo sempre aiutato, però sai, più di tanto... Vabbè, certo, certo, sì, sì. Non abbiamo sì, potuto sì, fare, però sì, sì, sono molto contenta per lei, ecco, molto, molto felice. Siamo tutti sporchi, tutti come vedete, perché comunque abbiamo fatto del lavoro fino adesso, è stato tolto tutto, pulito qua, quindi comunque i bidoni di pittura là, che ci sono ancora i lavori in corso, diciamo, adesso aspettiamo Christian, che diciamo che è il capo cuoco di tutto, giusto? È quello che ha fatto un po' da, come dire, da coordinatore, si è dato da fare, insomma, certo, ha tenuto unita la gente, ed è giusto che comunque li si dia atto anche a lui, eh. Ecco, non ha la cravatta neanche lui, perché oggi è tenuto da lavoro. Mi sto mettendo a posto, scusate. Christian Bagni, una delle persone che più si è dato da fare, si è impegnato, insomma, per far sì che la il situazione primo, cambiasse. Ma tutta la cittadinanza, te, ringrazio te, ringrazio l'assessore, il sindaco che stamattina alle 7:30 era qua. L'abbiamo già detto, sì, per la, sì, giusto, giusto. Quindi cerchiamo altri aiuti. Se qualcuno ci vuole aiutare... Sì, sì, sì. In qualsiasi anche, modo. Anche in qualsiasi modo, anche un messaggino, anche una telefonata, una stupidata è sempre... ben accettato. Ecco, è giusto, perché insomma questa famiglia ha passato un sacco di tempo in condizioni che non erano proprio, diciamo, normali, per dire, ed è ora che... Normale è già una bella parola. Esatto, ed è ora che comunque le cose si mettono a posto, sembra che si siano messe a posto, e quindi... Ringraziamo tutti. Ringraziamo, io ringrazio anche io tutti, perché veramente quando la gente ci si mette insieme, al di là del fatto che dovrebbe fare qualcun altro, ma se non lo fa per vari motivi, lo fa la gente normale, evidentemente viene bene. Ancora più bello. È ancora più bello, esatto. Niente, da Cadel Bosco è tutto. Io, Christian, la Valentina che è di là. Qua. Salutiamo a tutti. Evidentemente l'unione fa sempre la forza e fa certo, bene, giusto? Grazie, okay, grazie mille. Okay.